Bella a tutti ragazzi e bentornati finalmente a un nuovissimo video del canale di Pannocchia Company. Oggi siamo tornati per parlare delle novità appunto portate da BT5. Stiamo appunto parlando del clan dei Neonettare, il clan un po' dei draghi pianta, degli alberi, delle piante, eccetera eccetera. Un clan che fosse uscito qualche espansione fa avrebbe potuto dire la sua, ma diciamo che nel meta attuale è un clan che avrebbe potuto fare ma che non fa, come citerà il nostro amico Andrea che sta per spiegarci appunto la lista. Quindi passo la parola a lui che più dettagliatamente entrerà appunto negli argomenti dei Neonettare. Vai Andrea! Bella a tutti ragazzi, benvenuti qui su un nuovo video del Pannocchia Company. Oggi parleremo di una decklist che ci avete chiesto in tanti fin da praticamente appena uscita l'espansione BT5, e appunto stiamo parlando del clan Neonettare. Cosa dire di questo clan? È il clan che avrebbe potuto fare qualcosa se fosse uscito qualche espansione fa, ma purtroppo in realtà è un mazzo che non fa niente. Cioè, vedrete le carte mentre ve le spiegherò, è un mazzo che non fa niente, o almeno avrebbe potuto fare anche con dei trigger un pochettino diversi. Iniziamo la decklist, abbiamo il nostro starter, scudiero semescudo, nome abbastanza ridondante. Allora, classico effetto che insomma si può spostare nel cerchio delle retroguardie quando facciamo la convocazione sopra i primi turni, e il secondo effetto invece ci permette di metterlo nel mazzo se colpisce il banner dell'avversario e andare a cercare il grado 1 della sua, diciamo, catena fra molte virgolette, e metterlo in campo in retroguardia in posizione di riposo. Purtroppo appunto deve colpire, un effetto che non farete praticamente mai, però se volete farlo lo dovrete mettere praticamente nelle colonne laterali, perché dietro al Vanguard insomma l'effetto non potete mai attivarlo e dovrete insomma spaccarlo per sostituirlo con qualcos'altro se vorrete mettere qualcosa di un po' più forte. Passiamo ora invece al reparto trigger, che appunto sono usciti questi trigger. Abbiamo ovviamente il 4 per dei critici, 4 per degli stand, 4 per dei draw e infine 4 per degli heal, che non sono mai da sottovalutare. E l'unica carta con effetto è lo stand, che dice quando la mettiamo nell'anima possiamo scegliere una nostra retroguardia, una nostra unità e dare più 3000 d'attacco. Non lo faremo praticamente mai, anche perché comunque sprecare uno scudo da 10.000 è abbastanza, insomma, non è mai molto bello. E questo mazzo qui avrebbe potuto fare qualcosa se avremmo avuto, anziché le pescate, altri stand, perché adesso, cioè, insomma, tutte le carte quando entrano nel terreno entrano, diciamo, in posizione di riposo, quindi avere degli stand avrebbe, insomma, potuto agevolare un pochino la funzionalità del mazzo. Passiamo ai gradi 1. Abbiamo l'evoluzione del nostro starter, ovvero lo scudiero seme di lama stavolta, è un 7000 che ha praticamente lo stesso effetto dello starter, ovvero che se è in retroguardia e colpisce un Vanguard possiamo andare a metterlo in cima al mazzo, andare a cercare il grado 2 gene cavaliere della vegetazione e metterlo ovviamente in retroguardia in posizione di riposo. Non c'è nient'altro da dire, a parte che vabbè, lo giochiamo, ma anche questo non colpirà praticamente mai, a meno che non gli mettiamo un altro grado 1 di dietro, però insomma poteva essere quando supporta, ma in realtà non è mica così. Andiamo avanti. In questo meta, come abbiamo ripetuto nelle decklist precedenti, non possono mai mancare i 4 per delle sentinelle, quindi scartiamo una qualsiasi carta di Neonettare e pariamo completamente un attacco e andiamo avanti con i gradi 1. Abbiamo 4 per dell'8000 ignorante, non c'è niente da dire, un 8000 ignorante, quindi colpisce facile i primi turni, è abbastanza forte contro tutte quelle carte che sono degli 8000 di base e diciamo che è una delle carte di grado 1 che ci permette di fare le colonne grosse in questo mazzo, perché avremo due modi per fare le colonne da 20.000 e questa carta è una di quelle che appunto ci serve per fare questa cosa. L'altra carta che appunto ci serve per fare le colonne da 20.000 è questo qui, il 6.000 cavaliere Giglio della Valle. Questa carta è sostanzialmente la stessa che c'è per gli altri mazzi tipo, no, Lottatore Stellare, ovvero Re e Regina,
che quindi quando supporta una carta di un tipo specifico, in questo caso sarà il 10.000 ignorante del mazzo, ovvero il cavaliere Iris, può supportare per 10.000, quindi praticamente avremo appunto la colonna da 20.000 come abbiamo appena detto. Questo per quanto riguarda i gradi 1. Passiamo ora ai gradi 2 e abbiamo della catena, appunto, anche qui catena fra molte virgolette, del grado 1 e grado 0 che abbiamo visto prima, Gene Cavaliere della Vegetazione. Come per il grado 1, quando colpirà un Vanguard, potremo andare a metterlo nel mazzo, andare a cercare il grado 3 e metterlo in campo in posizione di riposo. Io ho comunque notato che questa carta qui e il grado 3 il mio avversario la vuole sempre parare, perché comunque, nel senso, ci fa mettere in campo una carta un pochettino più forte e insomma sono tutte carte che tornano nel mazzo, poi ritornano e fanno tutto questo giro qui. Il problema è, insomma, questa carta qui bisogna saperla utilizzare nel momento giusto, perché andiamo a metterla nel mazzo, è vero, però ci perdiamo uno scudo da 5.000 sul terreno che può intercettare al posto appunto di un grado 3 che è solo un 10.000, che dopo vedremo appunto cosa fa. Ora, l'altra carta che andiamo a vedere di grado 2 è quello che vi ho appunto anticipato prima, ovvero il cavaliere Iris. Questa carta è quella che appunto 10.000 ignorante ci permette, con il grado 1 che abbiamo visto prima, andare a fare le colonne grosse del mazzo, quindi 20.000, che può andare a colpire bene o male quasi tutto. Non c'è nient'altro da dire, solo 10.000 ignorante, sempre forte, e andiamo avanti. Ora, avete visto fino adesso che questo mazzo non utilizza Counterblast, e molti di voi diranno che l'ananas è forte, però piuttosto che mettere l'ananas io ho preferito mettere il drago Perle di Vetro. Questa carta qui è come molte altre carte che sono uscite per altri clan, ovvero che sia da Vanguard che in retroguardia, quando va a colpire qualsiasi cosa, se abbiamo un Vanguard Neonetter possiamo pagare 2 di contrattacco e andare a pescare una carta, quindi diciamo ci permette di rinfoltire la mano. Ho preferito questa carta qua rispetto all'ananas per un semplice motivo, ovvero che, anzi facciamo due. Il primo, che appunto come vi ho detto non ci sono altri modi per utilizzare i contrattacchi, e piuttosto che averli lì a non fare niente preferisco utilizzarli per andare a pescare e fare qualcosa. L'altro motivo invece è che l'ananas diventa un 11.000 se abbiamo 4 retroguardie sul terreno, però comunque contro tipo le unità Vanguard grosse come appunto Majesty, The End e Sovrano Fantasma Blaster abbiamo comunque bisogno di una carta dietro che vada a supportare per andare a colpire. Quindi, cioè, se devo andare a utilizzare una carta per supportare preferisco metterla dietro a qualcuno che almeno se colpisce fa qualcosa, tipo questa che almeno ci fa pescare una carta. Ed ecco spiegato perché uso questa qua. Dopodiché passiamo al reparto gradi 3 e abbiamo Gene, il Cavaliere del Raccolto, in 2 per. Questa carta è, insomma, la carta finale dell'evoluzione delle piante che abbiamo visto dal grado 1, anzi dal grado 0, e ha l'effetto sostanzialmente identico a tutte quelle delle altre carte, ovvero che se colpisce un Vanguard dell'avversario possiamo metterlo in cima al mazzo, e poi dopo ovviamente il mazzo lo andremo a mischiare, e andare a cercare 2 gradi 2 e metterli sul terreno tappati fino a 2 gradi 2, quindi potremmo anche metterne uno solo. Come vi ho detto prima, preferisco utilizzare l'effetto di questa carta perché comunque andiamo a mettere 2 carte sul terreno e insomma possono almeno intercettare. Questo mazzo qui, come vi ho detto appunto all'inizio, sarebbe stato forte se fossero usciti gli stand, perché con tutte queste carte della catena di Gene che vanno a tornare dal mazzo per poter riattaccare, se fossero tornate stappate sarebbero state fortissime, però invece tornano tappate e l'unico modo sarebbe stato avere degli stand, che purtroppo ne giochiamo solo 4 e quindi che schifo. Ora passiamo all'altro grado 3, ovvero Laurel, la Valchiria della Foresta. Questa è l'altra carta che ci permetterà di fare le colonne da 20.000 con dietro appunto l'8.000 ignorante, perché questa carta qui in qualsiasi posizione, sia da Vanguard che da retroguardia, se abbiamo un Vanguard Neonettere diventa un 12.000 quando attacca il Vanguard dell'avversario. E niente, cioè diciamo che piuttosto che avere nel Vanguard Gene, la Laurel è la scelta più azzeccata se non abbiamo l'altro grado 3 che andremo a vedere adesso.
e niente, altrimenti la guardia è sempre forte, dobbiamo cercare sempre di difenderlo, anche perché almeno colpisce Majesty da sola, ma non di end, dobbiamo mettere almeno un supporto di dietro. Ora, passiamo invece alla carta, diciamo, che fa avere un pochettino più di senso al mazzo, ed è ovvero la fanciulla delle rose rampicanti, ovviamente in 4 pair, perché diciamo è una delle poche carte che almeno fa qualcosa, come abbiamo potuto vedere già da fino ad adesso. Allora, questa carta prende meno 2000 se abbiamo un'altra unità che non sia neonettere sul terreno, quindi dovremmo per forza giocarla in un mazzo solo neonettere, altrimenti diventerà un 9000, che fa abbastanza schifo. L'effetto invece, il secondo effetto, è il classico Persona Blast che è stato introdotto appunto in VT05, ovvero che quando questa carta colpisce un'unità qualsiasi dell'avversario, possiamo andare a pagare uno di contrattacco e scartare una fanciulla delle rose rampicanti, ovvero un'altra copia che abbiamo in mano. Questo ci permette di andare a guardare le prime 5 carte del deck, scegliere due carte che vogliamo, qualsiasi, e metterle sul terreno, stavolta in posizione di risveglio, quindi potranno attaccare. La cosa forte è che appunto, diciamo, ci permette, se abbiamo un po' di fortuna e riusciamo a trovare un grado 3 o un grado 2 e un grado 1, andare a rifare una colonna se vogliamo attaccare di nuovo, oppure farne una proprio da zero se era vuota e attaccare nuovamente. Come avete potuto notare, insomma, in tutta questa marasma di carte, se ci fossero stati degli stand o comunque altre cose che ci permettevano di risvegliare le guardie, sarebbe stata una meccanica molto interessante, perché carte che ritornano, si strappano, attaccano di nuovo, avrebbero potuto fare veramente molto male. Il problema sono, come avevo detto all'inizio video, gli inneschi che mancano per questo mazzo. Poi ci sono altri gradi 3 che, insomma, tipo il Behemoth della foresta, che non ho voluto inserire per il semplice motivo che per attivare l'effetto forte deve essere da Vanguard, e però è più forte avere la fanciulla delle rose rampicanti in Vanguard, perché ovviamente fa cose che sono un pochettino migliori. Invece l'altro è solamente un 10.000 che, pagando 2 di contrattacco, fa stappare un grado 1 e basta, e quindi, diciamo, grado 1 non è che può attaccare da solo, serve comunque qualcosa che deve supportare. Niente, questa era la decklist. Come avete potuto vedere, è un mazzo che, insomma, non è che può fare molto, è abbastanza for fun. Non aspettatevi che faccia grandi risultati. La decklist si conclude qui. Diciamo che è un mazzo abbastanza discutibile, molto carino, divertente da giocare, possiamo dire così. Però, detto sinceramente, i mazzi al momento giocabili sono altri. Questo è un mazzo, diciamo, così, abbastanza for fun, chiamiamolo. Se ci fosse stato il secondo stand, già le cose sarebbero potute cambiare, ma così, diciamo che non è il massimo della vita. La decklist è conclusa. Se vi è piaciuto potete lasciare like, condividerlo, farlo vedere agli amici come al solito. Da Pannocchia Company è tutto. Bella ragazzi!